Ragazze, buonasera. Questa volta inizio il video di sera perché sto andando giù in paese perché devo prendere una cosina fresca sul momento. In realtà vi spiego, praticamente domenica, ovvero domani, vengono a trovarci Pietro e Angela. Pietro è un mio caro amico che ho conosciuto tramite YouTube, grazie a YouTube e anche sua mamma. Forse è iniziato tutto con sua mamma, se non mi sbaglio. E Pietro, appunto, è suo figlio, con cui sono diventata molto amica e voglio molto bene entrambi, vi dico la verità, perché chiacchiero molto con tutti e due e ci vengono a trovare perché vanno al concerto di Ligabue che è a Torino e quindi vengono anche qua su in montagna a trovarci. E quindi niente, volevo fargli una sorpresa e regalargli una focaccia di Susa, che è tipica delle nostre parti della Val di Susa, e solo che volevo prendergliela fresca fresca e quindi sto andando la sera prima di quando vengono. E poi volevo prendergli anche magari tipo una calamita di Susa, qualcosa che gli ricordi che sono stati qua. E poi niente, ne approfitterò anche per prendere qualcosina per stasera, per cena, insomma, ma vediamo cosa trovo. E niente, ci vediamo dopo, ragazze. Ho già telefonato e mi hanno già tenuto da parte una focaccia, quindi vado sul sicuro, eh. Ho telefonato prima per la focaccia. Allora, focaccina presa, sono troppo contenta, gliel'ho presa grande grande e mi sono fatta mettere dentro anche la storia, perché essendo che loro non sono di queste parti, quando devi fare un regalo così lo richiedi e loro te lo danno, così appunto c'è la storia della focaccina. Mi ha detto che posso tenerla tranquillamente in frigo. Io volevo surgelargliela, prometto. Ma no, se la prendono domani e la mangiano tra domani sera, insomma, la mangiano magari come spuntino in treno, insomma, come vogliono. Va benissimo in frigo. Adesso vediamo. Comunque, io la tengo in frigo. Vediamo se riesco a uscire. E vado a vedere per la calamita. Volevo prendergli una calamita di Susa, con scritto Susa, così non so se loro. Io adoro queste cose. Io ogni posto che visito devo avere, sta cadendo tutto, devo avere la calamita di quel posto, quindi magari loro non gliene frega niente, però io gliela prendo lo stesso. Non ho visto nulla che mi piacesse. Provo all'altro negozio che ha sempre un sacco di idee carine, di Susa, appunto, di queste parti, così vediamo se gli trovo qualcosa in più. Arrivata, ragazzi, ho appena parcheggiato, sì. Oggi struccatissima, ma chi se ne frega, so che voi mi volete bene anche struccata. E niente, allora ho preso una cosina un po' più grande, volevo prendere una calamita, alla fine ho preso proprio non so, secondo me Angela impazzisce quando lo vede. Comunque, tanto domani vloggerò ovviamente, anche se loro si vergognano, anche se loro non vogliono, ma io il filmo lo stesso. So che mi perdoneranno, ma so che poi mi ringrazieranno perché avere un ricordo di questa giornata, visto che non abitano assolutamente vicino a me, è importante, secondo me merita e mi ringrazieranno. Mi ringrazierete. Scherzi a parte, no, vogliono, solo che sono un po', ovviamente sì, sono abituati a me come amica, ma non sono abituati ad essere ripresi da me. Allora, ho preso tutto e non vi spoilerò nulla, anche se tanto
Li vedrò domani, quindi questo video uscirà penso lunedì. Ce la faccio a uscire dalla macchina e niente, comunque non vedo l'ora di vederli davvero e di farci questa giornata, questo pomeriggio un po' diverso. Allora, mettiamo via le chiavi della macchina. Adesso a casa vi faccio dare anche quelle 444. Avevo 4 fesserie che ho preso anche al CRAI. È carinissimo questo CRAI, ragazze. Cioè, io tutte le volte che vado al CRAI, che è un supermercatino piccolino, non so se nella vostra città c'è ancora il CRAI, però torno bambina, perché una volta questi mega maxi centri commerciali non c'erano. E comunque c'era ancora la voglia di andare nel negozietto, che era comunque economico, non era caro come adesso. E mi ricorda proprio l'infanzia, i nonni, i genitori, non lo so, mi fa tornare i bambini. E poi questa signora che è in cassa è così gentile, ti imbusta la roba mentre paghi, cioè proprio gentile, una cosa piccola, intima, non lo so, cosa che si è un po' persa, no? Con i grandi supermercati, che è tutto un po' più veloce. Invece il supermercatino dà ancora quell'idea un po' più sentimentale, non lo so, ditemi come, cosa ne pensate, se anche secondo voi è così o meno. Per chi è del mio anno, se non più grande di me, forse concorderà, e invece per chi è cresciuto dopo, chi è più giovincello, che ha insomma sui 20 anni, è cresciuto già con i centri commerciali, quindi magari ha assaporato meno questa sensazione, l'amore per il negozietto, che per me rimane sempre molto molto carino. Comunque, ok, ora casetta, cenetta, anche se non ho fame, ragazze, oggi ho fatto una merenda un po' particolare, perché ho fatto il latte di mandorla con la... L'ho chiusa, voi avete sentito clac. Non so, vi capita anche a voi? Ditemi anche questa. Chiudo la macchina e poi non mi ricordo se l'ho chiusa. Sì, l'ho chiusa, ok. E ho fatto questa merenda con Riccardo. Avevo voglia di qualcosa di caldo, avevo freddo. E quindi ho fatto poi per entrambi, gli ho chiesto se lo voleva, ma ha detto sì. E ho fatto il latte di mandorla. Latte di mandorla. Ho dimenticato di comprare il latte. Vabbè, lo compro domani. Latte di mandorla con il Nesquik dentro. Cioè, dovete... Latte di mandorla con il Nesquik dentro. Dovete provarlo, perché... se avete latte di mandorla senza zucchero aggiunto è meglio, perché sennò è troppo nauseante. Io purtroppo avevo questo latte di mandorla preso per errore da Riccardo con zuccheri in più. Però per finirlo ho detto, lo uso per fare dei dolci, lo uso così in caso di emergenza. Che bella la mia casetta, tutte le volte che arrivo la vedo mi innamoro, cioè cosa c'è di meglio. E quindi niente, l'ho mangiato con i cereali, quelli dietetici, no? Però mi sento piena, non ho fame. Allora, regalino che adesso provvederò a incartare, perché ho chiesto un pacchetto regalo ma mi ha dato solo un sacchetto. Poi al CRAI, già che ero per lì per la focacciona che vi ho raccontato, ho preso dei pancake per la scuola, così. Poi ho preso queste. Cos'è che hai preso? Pancake. La focacciona. Poi ho preso queste due cotolettone giganti, così le faccio a loro per cena. Erano in offerta a 2,99, perché io, come vi dicevo, non ho fame, quindi evito di stare male. Qua c'è lo scontrino. Poi ho preso due pacchetti di pane. Aiuto, si è incastrato. Due pacchetti di pane, questo qua di grano duro, in offerta a 1 euro. C'era anche quello con i semi tipo di lino, una cosa del genere, ma ho paura che ad Ale non piacesse perché si sente sti pallini, quindi ho evitato. Poi ho preso un pacchettino di insalata. Poi ho preso due mozzarelline, così, perché ho del tonno, quindi ho detto, boh, magari domani per pranzo mi faccio tonno e mozzarella, che ne ho voglia, e polpettine, anche queste qua in offerta, e le ho prese da tenere per quando uno non sa cosa fare. Questo lo teniamo
per la spazzatura. Buongiorno, continuo il vlog oggi. C'è anche Ale, adesso ve la faccio salutare. Noi stiamo andando alla macchina. Certo. Ciao, stiamo andando da Pietro di mamma. E Angela. E Angela. Pietro di mamma. Ciao. Allora, stiamo andando in stazione perché lascia che si rompe. Qui ho i regalini. Sì. E adesso... non è che ti rispondono subito, amore. Perché oddio. Io sempre fanno magari no. No. È vero. Giustamente Ricky mi ha detto, che dici, portiamo un'ala? Io subito ho detto anche no per abitudine, ma effettivamente Pietro ha un amore, un fetish per Nala, e quindi Ale è sparita. Cerchiamo Ale. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Per il fratellino. Fratellone ormai. Glielo dai quando lo vedi, glielo dai. Sì, sì. Mamma mia, che bustona. Aspetta, aspetta, piano. Piano. Aiuto! È gigante! Ma che bello, mannaggia qua. Qui abbiamo un altro regalino. La facciamo, dividiamo quel regalino là. No, per... non è quello, sì. Dai, vai, sì, bene. Su, su. Questo è qua è per la famiglia. Attenta, piano. Oh, mamma mia. Già in mano. Aggiungiamo le caramelle pizza. Allora. Wow. Vai per te. Piano. Ah, c'è scritto fa vedere per Alessandra. Allora è proprio tu. Ed allora. No. Ma invece no. Vai. Vai, apri. Vuoi aprire? Occhio alla Coca-Cola. Aspetta, ti aiuto. Rompi prova da qua. I panini li volete caldi o freddi? Grazie. Prima la carta. Wow, ma già il borsellino è bellissimo. Guarda cosa c'è scritto. Principesse Makeup. Aspetta che c'ha il cordino. Il pacchettino. Wow. Non lo aprire subito. Aspetta. Guarda quanti trucchi. Apri. Stasera per Federico, allora lo porto via così. Se lo spacchetta stasera gli faccio il video, così ve lo mando. Sì, sì, sì. Lo portiamo qua. Ma no, ma perché? Ma perché? Che carino! È più grosso il fiocco del pacchetto. Bellissimo! Non ce n'è un altro. Siediti bene, amore. Pure. Mamma, papà,
papà è grande, pochettino piccolino. C'ha anche gli occhiali di Elsa al collo, papà. Sì, sì. Vai, vai, che siamo curiosi. Scarta la carta. Diglielo, Bubi. Che bella. È il loro paese. Faglielo vedere. Non si toglie dalle mani. Wow. Ardesio. Babbo Natale. Abbiamo ancora. Abbiamo anche. Aaron. Ancora. Birolli. Che carina! Grazie! Abbiamo anche questo. Una lasagna. No. Ah, sembrava una lasagna. Direttamente da Bergamo. Davvero? Cosa sono? Specialità bergamasche, si chiamano casoncelli. Ma dai! Buoni casoncelli! Ma li hai già mangiati? Io ci mai! Piacciono i casoncelli. No, io mai! Sono dei ravioli, wow, di madre. Hanno fatto un viaggio tipo. Vabbè, ma che stasera. Ok, sì, staccano. Ok, ok. Grazie. No, no, ma non li toccare, poi con la farina lì. E poi. Gnammi. E poi. Ancora. Mamma, questa è perfetta. Pure le stelline. No, rimetti, metti allora. E poi quello appartengo tantissimo. Immaginavo. Puoi aprirlo. Cosa sarà? Ma dai. Cosa sarà? Il nuovo CD di Ligabue. Va. Noi. Bello. Cioè, è un CD. Grazie. Grazie a tutti, io vi filmo tutti, me ne frego. Grazie mille, davvero, non dovevate. Grazie, ma non dovevate. Sì. Grazie a voi, avete fatto tutto voi. Eh sì, adesso vi tocca. Il giochino anti bambino l'ho preso, ma che ce la fai? Momento gelatino. C'è anche Pietro lì, Cucù. Ciao. Salutare le amiche. Aspetta. Cucù. Momento gelatino su cuoricione. Salutiamo. Cucù. Va bene. Ho fatto la pizza. Ma smettila. Così. E mo? Quanto manca al treno? Uffa. Che ora è? Arriviamo alle 6. E sono le 5. Un quarto. Ancora presto. Comunque ho preso yogurt e cocco. Mi fai
pistacchio e cocco. Pistacchio e cocco. Nocciolone, cioccolato fondente senza latte. Ok. Bubi l'ha preso come me. Yogurt e cocco. Mamma. Ricky. Pistacchio e cremino. E Nutella e yogurt. Boh, abbiamo fatto il tour dei gelati. Mamma. E poi c'è anche lui. Sono uguali i nostri, amore. Amici di YouTube, c'è il mio amico. Mi raccomando, il gelato non l'ho preso io. Sono a dieta. Ciao. Lui non mangia. È quasi ora. Ciao. Ciao. La mia youtuber preferita. Tra un po' partono, guardateli là. Non correre. Ale è pazzita perché non ha dormito. Guarda, ha giocato tutto il tempo. Ha corso, ha bevuto, si è fatta comprare i cicles da sua mamma, da sua zia. È una ruffiana. Non dire, poverina. È tenera, dai, è tenera, un po' approfittatrice. Tra poco torna il treno e se ne vanno, io sono triste. Ma tutti abbiamo nel, cuore un'amica speciale. Sì, infatti, ci rivedremo presto, abbiamo deciso. Come and run away with me. Hey, won't you come, won't you come? And say by chance, don't you want me? A man who fully understands a sailor's heart. Ciao. A sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself.